la bandiera che ti metto. Pronto? Adesso va meglio, caspita. Grazie. Bandiera. Due sono. Vabbè, vai in prendita là, no? Venga. Venga qui, commendatore. Grazie. Allora, Dorotteo. Schieramento, attenti! Alza bandiera! Schieramento, riposo! Thank you.
Sandro, sono a posto, Andrea. Schieramento, riposo. Don Roberto, a te. Cosa che pensavo interessante è una pagina che è scritta nel libro del Siracide e dice così: facciamo l'elogio degli uomini illustri, dei nostri antenati per generazione. La sua grandezza del Signore è apparsa fin dall'inizio dei secoli. Signori nei loro regni, uomini rinomati per la loro potenza, consiglieri per la loro intelligenza, capi dei popoli, con l'intelligenza e la sapienza popolare, saggi discorsi nel loro insegnamento, inventori di melodie, compositori di canti poetici, uomini ricchi. Ecco, dice, tutti costoro furono onorati dai contemporanei, furono un vanto ai loro tempi. Di altri invece non sussiste memoria, svanirono come se non fossero esistiti. Dice, questi furono uomini. Questo perché ci sono alcune persone che vengono ricordate per delle cose bellissime che hanno fatto, straordinarie, e ci sono quelle che non lasciano traccia, almeno nei libri di storia, nelle pagine dei giornali, ma che hanno costruito la comunità, che l'hanno sostenuta, che l'hanno in qualche modo amata. Dice, i loro corpi furono sepolti nella pace, ma il loro nome vive per sempre. Ecco, il nome di questi nostri cari vive per quello che hanno saputo trasmetterci. Quindi noi vogliamo invocare la benedizione del Signore che continui ancora a sostenere questa nostra comunità, questo centro anziani, tutti coloro che si danno da fare, perché il nostro stare insieme possa essere anche uno stare insieme di qualità. Il tuo regno sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dio onnipotente ed eterno, che hai creato l'uomo a tua immagine, lo hai dotato dei beni di natura e di grazia per innalzarlo alla gioia senza fine, fa che sperimentiamo ogni giorno il conforto della tua provvidenza, perché non ci manchi il necessario nella vita presente e nella futura ereditiamo i beni da te. Noi questo monumento, tutti i nostri anziani, tutta la nostra comunità, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Del centro anziani, che oggi festeggia il 30° anno di fondazione. Dare il benvenuto a tutti voi che avete voluto condividere la nostra festa ed inaugurare questo monumento che tutti gli iscritti al centro hanno voluto. Sono, anzi, siamo anche particolarmente contenti che la sua circolazione sia stata individuata su questa piazza, che rappresenta un po' il centro d'incontro di tutti i vigonesi, bambini, ragazzi, adulti, anziani. Permettetemi di ringraziare in modo particolare l'amministrazione comunale che ha aderito con entusiasmo a questa iniziativa, Carlo Galfione, con la sua maestria, la relazione del momento, dalla società AG di Artero e Gari, al personale del comune, a disposizione il loro tempo e la loro capacità professionale. A tutti i carabinieri che sono presenti e che sempre partecipano, vivendo come loro, agli elementi della città. Tutte associazioni che hanno voluto partecipare a questa giornata di festa. Al commendator Alberto Marinetto, presidente del Centro Anziani CIP del Piemonte. Infine, e non è perché è meno importante,
Il mio grazie va al direttivo del centro anziani, a tutti i direttivi e ai presenti che in questi anni si sono succeduti. In modo particolare voglio ringraziare il cavalier Luigi Gallo, che con tanto impegno ed entusiasmo ha dedicato il suo tempo e le sue indubbie capacità del nostro centro. Grazie. Allora, parlare di un'opera d'arte come parlare di poesia e mettersi a commentarla significa un po' a volte banalizzarla, semplificarla o dare una lettura univoca rispetto a un'opera che ha più possibilità interpretative. Quindi non è che voglio spiegare in dettaglio l'opera e convincere tutti di questa possibile lettura, però parlando con l'artista che è Carlo Galfione ho avuto modo di confrontarmi e di vedere quali sono stati gli elementi ispiratori di questa stele, che se vedete ricorda un po' le stele successi, vittorie in battaglie, che venivano raccontate in sequenza lungo queste stele e servivano un po' per celebrare questi eventi. Carlo invece ha voluto fare un monumento all'antiretorica, cioè un monumento che non celebra i successi, ma semmai ricorda a volte gli insuccessi. Di alcune una pietra miliare che indica come la vita di persone, di profili, ma anche di parole. Parole dette, parole lasciate scritte, quindi qui ci sono anche degli incipiti di opere importanti, di opere letterarie, e quindi questo insieme di figure e di parole può essere veramente una testimonianza, direi, importante, che commemora non a caso il trentennale del centro anziani di Vigone, perché può essere un regalo che gli anziani del centro vogliono dare ai giovani e vogliono dare a tutti come riflessione sulla vita. Poi ognuno chiaramente la potrà leggere a modo suo. Grazie. Grazie Tonino. Non ho detto di una cartolina che è stata fatta in questa occasione con una parte. Intanto ancora grazie per la partecipazione di tutti i sindaci qui presenti e le autorità che ci siamo dimenticati, ma soprattutto di questo avvenimento del trentesimo anniversario di fondazione del centro di Vigone e che si inaugura. Mi ricordo solo di un avvenimento avvenuto qui, non distante, qualche anno fa, quando si è inaugurato appunto un monumento ai nonni, ma non ne so altri per adesso. Quindi è una cosa eccezionale, eccezionale, e alle volte anche tirando magari la cinta. Ma allora ecco che viene in soccorso. Vi dirò che sono un po' imbarazzato dopo il discorso del commendatore, che credo che abbia toccato i nostri cuori, perché è sicuramente espressione di genuinità e di fiducia e di profonda credenza nella vita. Quindi grazie commendatore del suo discorso. Io vorrei, oltre naturalmente, portare il mio saluto a tutti gli intervenuti in questa giornata nel quale si celebrano i 30 anni di fondazione del nostro centro anziani. Il ricordo di tante persone che non ci sono più ed anche il constatare come l'arte sappia cogliere ed esprimere le sensazioni di questi momenti, come l'opera di Carlo Galfione ci dimostra. Riflettere su chi è l'anziano. Pensare infatti solo ad una persona avanti negli anni, come potrebbe essere naturale, sarebbe estremamente riduttivo. Ci limiteremmo in questa occasione a preoccuparci di trovargli un posto, a cercargli qualcosa di fare, da fare. Non solo si priva, anzi si arricchisce. I nostri viali da sempre rappresentano il centro propulsore della vita della nostra città. Qui si fanno le nostre manifestazioni. Da qui partono le nostre celebrazioni, qui troviamo le nostre famiglie, qui si incontrano i nostri bambini e i nostri anziani. In tutto questo trova senso questo monumento che l'amministrazione, insieme al centro anziani, ha voluto qui.
non solo rappresenta la centrazione di un passato, ma ne esalta la sua continuità incarnata nella vita di tutti noi. Buona festa a tutto il centro. Grazie signor Sindaco. Mi è stato riferito che chi desidera le foto può farlo tramite internet News Vigone. Ho detto bene? Sì. Il del comune, il confronto con il centro anziani di Vigone e il CIP, grazie Luciano, vai insieme con l'Irai, grazie, tutte le altre bandiere, avanti, no, supermasse, le autorità, schieramento, riposo, posate la corona, associazione tutte, abbiamo fatto quel che siamo stati capaci di fare, però come diceva il nostro Papa, la vecchiaia non è vecchiaia, è la scienza della vita. Ancora un grazie da parte del Presidente perché mi hanno dato questa possibilità. È da tempo che l'avevo detto. Grazie a tutti, buon appetito quando ci siamo.